Che fine farà Artel, la società dell'amministrazione provinciale con 14 dipendenti che si occupa della gestione informatica dei servizi della provincia? A questa domanda ha risposto il presidente Roberto Vasai durante l'assemblea dei sindaci in provincia, annunciando uno smembramento che dovrebbe garantire tutti i lavoratori. Una parte si occuperà delle caldaie per conto della regione e sarà, diciamo, competenza regionale. Una parte è tutto da decidere, anche perché rimangono in capo ad Artel compiti importanti per quanto riguarda la viabilità, i trasporti ed altri, e la scuola, con interessamento, anzi contratti già firmati con i consorsi di bonifica, con tre consorsi di bonifica della Toscana, perché hanno una banca dati e un lavoro in questo settore importante, e poi siamo in attesa di decisioni governative in relazione alle società in house. Comunque sia, sul rimanente, diciamo così, personale di Artel, la società che rimane, c'è un'attenzione molto forte dei privati, perché lì dentro ci sono delle professionalità serie. Tra i temi affrontati dalla SISE è quello del ruolo della provincia all'interno di Arezzo Fiere e Congressi. Vasai ha chiesto mandato ai sindaci, che rappresentano circa il 12% delle quote di Arezzo Fiere, per premere sulla regione affinché non esca dalla società, annunciando anche la permanenza della provincia nonostante il mutamento dell'ente. Siamo il quarto socio di riferimento, credo, dopo Toscana, insomma il quarto socio di riferimento, addirittura prima del Comune di Arezzo. Abbiamo il 12% delle azioni e io volevo condividere la responsabilità della nostra presenza all'interno di questo consesso importante per Arezzo, per il territorio, per l'economia, con i sindaci, che poi sono coloro che mi hanno eletto. Invece, per quanto riguarda l'ipotesi di separare la parte immobiliare dalla parte gestionale, insomma, come si posiziona la provincia da questo punto di vista? Questo se ne parla oramai da tanto tempo. Io credo che sarebbe un obiettivo più che giustificato, che molto, ma con il tempo io spero e mi auguro che si arrivi a questo, che è fondamentale per avere gestioni serie e nello stesso tempo capire bene anche, diciamo, i bilanci sia dell'agire che dell'immobile.